Mi piace quando le mostre non sono solamente puro godimento, pura contemplazione estetica, ma quando affrontano problemi reali e ti spingono a riflettere su questioni contingenti e attuali. Non mi piace quando le opere e le mostre in generale sono una mera rappresentazione di qualcosa. Mi piace quando riescono a dare delle chiavi di lettura non convenzionali, trasversali e magari anche non prevedibili. È proprio quello che fa la mostra Pendulum di Urs Steiler, ha inaugurato al MAST pochi giorni fa. Pendulum è una vera e propria riflessione sul tempo. Il pendolo che cos'è? È la rappresentazione ideale del moto perpetuo, del movimento ininterrotto del tempo. Da pendolo vengono i pendolari, quelle persone che vanno tutti i giorni avanti e indietro e fanno tutti i giorni lo stesso percorso, casa, lavoro, lavoro, casa. La vita è una corsa, questo è il titolo che Urs Steiler ha dato al saggio introduttivo nel cataloghino che è stato pubblicato in occasione della mostra, che di partenza è una collettiva realizzata con opere presenti nella collezione della Fondazione MAST. Ma il progetto curatoriale diventa un vero e proprio percorso di riflessione sui feticci del nostro tempo. I motori, le macchine, le navi, gli aerei, i cellulari e sulla forza, sull'energia che mettiamo o forse sprechiamo in questo moto perpetuo dove tutto si rincorre ad un ritmo forsennato, perché di fatti viviamo in una società non stop, una società sempre collegata, sempre connessa, ma che a volte e ultimamente forse sempre più spesso si va a schiantare contro quell'enorme muro in lento ma costante inesorabile movimento che è quello delle persone che emigrano. Le migrazioni oggi sembrano il solo fenomeno che ci costringe a fermare tutto o quantomeno a rallentare, e quindi la mostra cerca di mettere in relazione o in contrapposizione questi due fenomeni. Quindi da un lato la potenza dei motori, dei mezzi di trasporto, l'accelerazione, dall'altro il rallentamento, i blocchi migratori, la fragilità di chi non ha un posto. Oltre a questo contenuto così pieno, forte, bisogna anche dire che la mostra è effettivamente esteticamente molto bella. L'allestimento nella fantastica galleria del MAST, come al solito, è impeccabile, pulito, rasenta la perfezione, come si addice a una mostra di fotografia di alto livello. E ci sono davvero dei pezzi molto affascinanti. Fra i fotografi forse più conosciuti e non addetti ai lavori ci sono nomi come Mimmo Iodice, Mulas, 1008p, ma anche artisti storicizzati come Robert Doisneau, David Goldblatt, Helen Lewitt. Ma fra gli oltre 200 pezzi presenti nella mostra emergono delle opere davvero spettacolari come Scaramagas di Richard Moss, che è un'immagine di 7 metri con una definizione pazzesca realizzata con uno strumento ottico in grado di rilevare le differenze di calore fino a 30 km, quindi mette in evidenza tutto quello che è freddo che diventa nero e tutto quello che è caldo che diventa bianco, quindi vediamo tutti i volti delle persone scomparire totalmente e diventare anonimi, si annullano in mezzo a questa marea di container e di tirs che popolano il paesaggio portuale. Nella stessa immagine quindi abbiamo da un lato il movimento mondiale delle merci rappresentato da questa marea di contenitori e di tir, e da un altro questi uomini senza identità che non possono andare né avanti né indietro e rimangono bloccate in questo limbo immobile in attesa di giudizio, dove i containers stessi diventano le abitazioni forzate di questi migranti bloccati sia nel tempo che nello spazio. A proposito di camion, un'altra installazione molto di impatto è il lavoro di Annika Carlos Rickson, Camion. Sono 736 stampe digitali a colori di formato circa 12x8 che vanno a formare questa parete di motrici di tir che rendono molto bene l'idea di questo mondo affollato di camion, del trasporto su gomma. Ti fanno capire quanti camion ci sono che vanno avanti e indietro, su e giù per le autostrade, anche loro rapiti da questo moto perpetuo del pendolo. C'è invece un'installazione di Jacqueline Hassing, High Portrait, che
che lì per lì sembra essere un po' estranea alla mostra, ma poi arriva piano piano. Sono dei grandi monitor in fila sui quali scorrono immagini di centinaia di persone nelle metropolitane di varie città del mondo che fanno uso di smartphone e tablet. Diventa quasi una sorta di mappa della nostra ossessione digitale, del nostro modo di muoverci velocemente restando connessi a tutti i costi. È buffo perché vedi questi viaggiatori così immersi nei loro smartphone e nei loro tablet che sembrano proprio in un mondo tutto loro. Ed è interessante fare attenzione al linguaggio del corpo, alle mani che interagiscono con questi oggetti, alle espressioni. E sotto i video scorrono tutta una serie di dati riguardanti i luoghi e gli usi del telefono. Davvero un lavoro molto interessante. La mostra termina con una grande opera, grande sia come dimensioni che concettualmente, di Xavier Ribas, Nomadi. È un'enorme composizione di immagini che rappresenta un grande ammasso di macerie. Ribas ci racconta il metodo che è stato usato per sgombrare una sessantina di famiglie di zingari che avevano occupato un'area industriale a Barcellona nel 2004. In pratica, in pochi giorni, con due escavatori demoliscono tutta la pavimentazione in cemento della zona, costringendo di fatto gli zingari a sloggiare. Rimane quindi tutta questa striscia in forme di macerie. Potrebbe sembrare quasi un muro di ammonimento con tutti quei lastroni di cemento ribaltati o conficcati nel terreno, che testimoniano questa azione di una violenza esagerata per controllare uno spazio di fatto abbandonato. Piuttosto lo distruggo, ma tu non ci stai, vai via. Insomma, anche questa volta Urs Style e il MAST non ci deludono e riescono a tenere alto il livello di questo percorso sulla fotografia industriale che stanno facendo ormai da 5 anni. Se solo riuscissero a comunicarlo un po' meglio e a coinvolgere un po' di più il pubblico, questa fondazione sicuramente potrebbe diventare un punto di riferimento sia per la città di Bologna sia per la valorizzazione della fotografia che, come sappiamo, in Italia è ancora abbastanza marginale rispetto per esempio alle grandi mostre di pittura che sono sempre le più gettonate. A tutti i modi Pendulum è una mostra che sicuramente va vista, sia perché ci mette in moto il cervello, sia perché, come abbiamo detto, ci sono delle opere e degli artisti veramente di altissimo livello. Avete tempo fino al 13 gennaio 2019, non ve la perdete.